Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark House 92. Sì, se mi sentite con questa voce, praticamente mi sono alzato da poco e infatti si vede con gli occhi, dalla faccia, dal cuscino che è ancora appiccicato da me. Comunque, come avete letto dal titolo, proprio sì, colpi d'arma da fuoco nel quartier generale di YouTube in California. A sparare, ragazzi, è stata una donna. Io adesso vi leggo l'articolo che c'è nel Corriere della Sera, perché, ragazzi, è un terrore assurdo. Qua dice: terrore nel quartier generale della campagna a San Bruno. Una donna ha aperto il fuoco e poi si è suicidata. Almeno 4 feriti. Praticamente lei era, come si dice, era in uno stato confusionale o qualcosa del genere, perché era entrata lì appositamente per uccidere il fidanzato, tra virgolette, che poi la storia non la so di preciso. Comunque, andando avanti, dice: ha ferito almeno 4 persone, di cui una in modo grave, prima di spararsi e togliersi la vita. Una donna non ancora identificata, vestita di nero e con la testa avvolta in una sciarpa, ha seminato il terrore nel campus di YouTube a San Bruno, in California. Erano da poco passate le 12:45, quindi mezzogiorno, l'una meno un quarto più o meno. Ora americano, ovviamente, quando è partita la prima raffica, 7-8 colpi tra i tavolini e gli ombrelloni rossi di una caffetteria interna. Nel perimetro dell'azienda, dove lavoravano circa 2.000 persone, quindi ragazzi potete capire anche voi che sparando a caso così. Comunque, era cominciata la pausa pranzo, panico immediato, qua dice. Poi le forze dell'ordine di San Bruno, località poco a sud di San Francisco, appunto, sono accorse numerose ed Barberini, il capo della polizia, che si chiama così, si è presentato poco dopo con la sommaria ricostruzione dei fatti ed è stato il primo a tracciare appunto un bilancio, molto probabilmente provvisorio. 4 feriti, le indagini non hanno ancora chiarito ufficialmente il movente della sparatoria. Le autorità escludono un atto di terrorismo, tanto che l'FBI con una nota ufficiale si è chiamata fuori dalle indagini, quindi non ha voluto sapere niente perché secondo loro appunto non era un, come si suol dire, un atto terroristico, ecco, perché comunque sparare a 4 persone così, cioè proprio, quella persona era proprio lì per sparare a qualcuno. Quindi è impossibile che sia un atto terroristico. Le autorità escludono un atto terroristico, tanto che l'FBI con una nota ufficiale si è proprio uscita fuori dalle indagini, lasciandone la guida alla polizia appunto locale. Se ci fosse stato anche solo il sospetto di un attacco terroristico, i federali avrebbero preso il comando dell'operazione, ovviamente. Il padre della donna riferisce la sospetta che abbia agito perché è arrabbiata nei confronti dell'azienda che non le pagava più i video che lei pubblicava sulla piattaforma. What? Questo non l'avevo letto, ragazzi. Io ero convinto del fatto del ragazzo. La donna conosceva almeno uno dei suoi bersagli. Ecco, infatti qua dice che secondo due testimonianze raccolte da Daily Beast che avrebbe sparato appunto al fidanzato. Ed Barberini, che sarebbe il capo della polizia, ha raccontato di aver trovato 2 corpi nel patio del caffè, quello senza vita e dell'assalitrice Brent Andrew, portavoce dell'ospedale di San Francisco. Ha descritto le condizioni di 3 su 4 pazienti ricoverati, critiche quelle di un uomo di 36 anni, serie per una donna di 32, discrete per una giovane di 27 anni. I feriti però potrebbero essere di più. Anche allo Stanford Clinical Center, sarebbero già, che sarebbe un ospedale della California più o meno, sarebbero già arrivate 4 persone colpite. Inoltre si sono mobilitati altri ospedali locali in Los Angeles. Times ha raccolto le proprie voci. Comunque, ragazzi, veramente una cosa assurda. E difatti era successo un piccolo problema su YouTube, che quando andavo nel mio canale, ma anche a molte altre persone succedeva, spuntava una scimmietta, per dire che c'era qualche problema o roba del genere, quindi non lo so, o era proprio il problema del lutto di questa persona, di queste persone, non lo so, però comunque appunto spuntava questa scimmietta, ragazzi, che dire, qui c'è tutto l'articolo perché mi è stato mandato, vedete, cioè io non... si vede, eh? Webcam!
non lo so se si vede, ragazzi, qui proprio c'è tutto l'articolo, si vede la polizia, robe varie. Oh, ok, non vedete comunque il tutto perché comunque c'è la luce nel telefono, però al massimo vi lascio il link in descrizione, così almeno potete vedere voi stessi. Ragazzi, che dire, speriamo, incrociamo le dita. Ovviamente questo video non è monetizzato perché si stanno parlando comunque di persone morte. Non potrei mai mettermi a monetizzare il video, anche se comunque non potrei farlo ugualmente. Comunque, ringrazio a tutti per la visione, ragazzi. Mi dispiace ancora per questa cosa. Nei commenti voglio hashtag riposa in pace. Basta. Ah, no, hashtag riposa in pace. Basta. Perché il ragazzo non so come si chiama. La ragazza è inutile di riposare in pace perché ha sbagliato lei. Quindi, sti cazzi. Niente, ragazzi. Un bacione a vostro 92 e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, belli. Woohoo!